attività, quindi di essere estremamente rapido, veloce, dare però anche quel senso di affidabilità per cui tu sai che qualcuno per te ha verificato le cose prima di metterle in onda, e contemporaneamente dare appunto delle chiavi di lettura, quindi dopo un evento, immediatamente dopo, avere la capacità di approfondire, di chiedere pareri, di studiare quello che dietro l'evento c'è. Abbiamo cercato di farlo con i grandi eventi internazionali, penso alle lunghe corrispondenze che abbiamo avuto da Liana Mistretta, da Piazza Taksim, dalla Turchia, eccetera. Lo abbiamo fatto con la politica italiana che incombe, che è sempre lì tutti i giorni. Insomma, è un po' questa la chiave. Nella rete sei tu che devi andare a ricostruirti la capacità di capire cosa c'è di verificato e che cosa no, e quali sono gli aspetti più nascosti dei fatti. All'interno di un canale news tu riesci a farlo in diretta, e quindi riesci ad avere questo tipo di informazione in diretta. Poi devi mantenere l'autorevolezza, appunto, che fa sì che quindi tu accendi Rai News 24 e ci credi. Esatto. Certo. Beh, Monica, iniziamo allora a entrare con i piedi nel piatto. Proviamo a fare un volo d'uccello su quello che è stata questa stagione. Sembra un secolo fa, quando abbiamo iniziato a settembre, c'era un altro governo, c'era il governo tecnico, c'è stata una campagna elettorale permanente, infinita, che è durata un secolo. È finita? Forse non è ancora finita, infinita, giustamente. E adesso c'è una situazione in divenire. Iniziamo da lì, allora, forse, dalle elezioni e da quella campagna elettorale che sembrava non finire mai. Che cosa è stata la cosa più difficile di quel racconto? Una situazione che stava cambiando, diventava fluida e quasi difficile da interpretare? Oppure quello che non si riusciva a ricucire tra il paese e chi doveva rappresentarlo? Secondo me la cosa più complicata è stata trovare un filo di racconto, un senso all'enorme rumore che c'era. Devo dire che quando si vedevano i sondaggi, perché poi oggi una serie di cose paiono chiare, provate a ricalarvi con la mente a che cosa stava succedendo, per esempio a febbraio, insomma, no? E immaginare lo scenario di oggi, impossibile. C'erano i sondaggisti che ci spiegavano delle cose con grande chiarezza, ci dicevano che un partito si sarebbe affermato con grande decisione, che altri erano devastati, che sì, c'era un fenomeno marginale. E io devo dire, dopo un sacco di anni passati in America, avevo un solo dubbio: che il meccanismo che loro stavano utilizzando per rilevare quello che accadeva là fuori non fosse più corrispondente ai nuovi orientamenti delle persone, perché era successo qualcosa di molto simile 10 anni prima negli Stati Uniti, dove a furia di non monitorare certi luoghi particolari del voto, e penso alla rete, non si capiva più che cosa sarebbe successo, e puntualmente è accaduto questo. Allora tu dicevi cosa è stata la cosa più difficile, ecco, trovare un senso, cercare di capire che cosa le persone che si candidavano avessero in mente in termini di programmi concreti, perché io sfido chiunque a ricordarsi una cosa proprio travolgente che dice lo faranno senz'altro, impossibile, tant'è vero che appunto è successo di tutto. E quindi la mancanza di un messaggio molto chiaro, e questa non comprensione assoluta di quello che stava succedendo tra le persone, di quanto alto fosse il grado di scontento, di disillusione, di sfiducia, e che ognuno di quei discorsi andava a complicare, ivi compresi i salotti televisivi che hanno fatto, come dire, il danno finale. Beh, soprattutto per qualche esponente del Movimento 5 Stelle, devo dire. Sì, beh, lì è proprio... quella è la soluzione finale, proprio.